Abbondi. Vabbè, soft, lunedì, calmi, lunedì, abbiamo anche il laureo, vedi, sei ci mezzo illumina, illuminato. Siamo degli illuminati. Sei illuminato, sei bene così, siamo, sono molto angelico. Siamo fotovoltaici stamattina. Sì. Lunedì, fotovoltaico mi piace. Fotovoltaico. Lunedì bisogna tutti i parrucchieri. Siamo fotovoltaici biologici e macrobiotici. Tutte cose, tutte cose per me. Buongiorno, 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 buongiorno. Aerodinamico. Ma che fanno? Fammelo vedere, fammelo vedere, fammelo vedere a lui. Ora stacca tutto. Guarda, mamma mia, sei un uomo d'oro. Hai fatto, guarda, hai cambiato. La Coca-Cola. Allora, prima pagina, purtroppo, parti. Ciao. Parte purtroppo con la scomparsa di uno dei grandi personaggi. Dei grandissimi personaggi. Noi siamo poco avvezzi a mettere queste news, però quando c'è questi personaggi, lui, Fonzi, sono personaggioni per noi. Il grande Maurizio, la città piange, Maurizio, buono. Sai che anche lui di settembre. Audace, audace, vino nero, vino nero, vinetta, 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 vinetta. Sai, è il 18° compleanno, c'era anche Maurizio Buono. Ollo te! Me lo portarono, mi ricordo, a Portoferraio, venne con noi, si fece la pizzata dall'Etrusco. Storica di 18 anni fa. 18 anni, quindi sto parlando di 30 e passa anni sì, fa. Sì, c'era no, Mazzini, dai, 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 ma vado più 44, lì, dai, vado. Insomma, hai invitato anche a lui. Sì, c'era anche lui, fu una serata fantastica, tutto il tempo con noi. Quel periodo era ce l'aveva col discorso della spia tra Russia e americani. Ah, sì. Quindi in quel momento era della scia. Stiamo parlando della guerra fredda, Ora è Maurizio 52 anni. Sì, erano coetanei. Quasi coetanei. Grande tifoso della Fiorentina, grande tifoso della Fiorentina. Non ho più visto agire a motore. No, no, c'è ancora io. C'è. Vediamo che manca Samantha, perché ieri si è presa quel colpo di birra, avete letto su Facebook. Sì. Ma che era già risaputo. Cioè che è così. Sì, ma non ti imbarcano sulla tratta Rio Marina. Oh. Piombino, Rio Marina, se c'è un biglietto che fa Piombino Portoferraio. Anche se il biglietto costa di più. No. La cosa che mi chiedo io. Ma secondo voi è normale questa cosa? No, ma la cosa che mi chiedo io. Ma l'ho detto anche l'altro. Ma quanti erano? 50? Bene. Imbarchi sulla nave. Ci rimetto, vabbè, non può. No, no. Imbarchi di prepotenza. No, imbarchi di prepotenza. Con queste persone e non devi andare. Venitemi a levà. Viene 50. Il primo che arriva. Il primo che arriva lo stiocchi di sotto al mare. Il secondo non viene a levarti. No, non esiste. Anche perché abbiamo sempre detto il buon senso. Poi sì. C'era d'estate. E c'era già la nave, non c'è posto. Portiamo anche a casa. Quasi tutti i passeggeri a piedi. Ma cosa? Ma poi paghi di più per una tratta di meno. E ti levi su. E poi tu ti consuma. Si capisce? Ma perché siete così? Ma perché capite in cazzo in questa maniera? Ma perché capite in cazzo in questa maniera? Dalla prossima estate, Stixemar. Guarda, Ponte io, per Libba. Io sono storico, per arrivare a Piombino e farmi delle incazzate disumane. No. Tutte le volte, perché da tutte le volte me ne capita una. Quando ho letto questa di Samantha. C'è un'altra parola, ma a me non capita in cazzo. L'ultima cosa che sono andata a Piombino? Sozzoni. Sozzoni. Stronzo, ma ci puoi giurare, siete delle merde. Ma la soluzione, devi lasciare 50 terra. Persone a piedi per un biglietto. Una terra. Va. Imbarchi una sulla terra. Nave, poi ti dice poi andare a mare, via, tre passi. Vedi un po'. Ma una terra, un buon senso. Ma hanno raccontato che tempo fa sono entrate 10 macchine. Già entrate le macchine, uscite fuori perché la nave in parte. Sì. La nave in parte quando c'è poche macchine, capito? Quando c'è poche macchine si rompe qualcosa, la nave un bacio, non gli conviene, no? Sbarcate c'è le il macchine, pistone che non pista, capito? Dicono anche queste cose qui, capito? Capito? No, volevo il ponte, no, io vorrei troncarle di legnate. Non so, mettelo, giuro, non c'è cosa che fa più un cazzacca la nave. Perché io l'altra volta arrivo a Piombino, nave che 5 minuti alla partenza, il biglietto faccio a bordo, sì. le sbarre tutte giù, le luci rosse, semafori,
Mamma, fermati, fermati, come passare? Non c'era nulla. Gas. Sono passata di là, di lato, sai? Perché mi venissero di qualcosa. Ma che se, ma te lo immagini. Già quelle sbarre sono abitate da personaggi che stanno lì, per un fan cazzo. Parliamo anche di un'associazione sportiva, c'è un 30% di sconto, fateci il 5. Fateci il 5. Poi sta cosa che i piombinesi devono pagare residenti perché te li crei disagio. Ma allora, allora che? Disagio ci abbiamo noi. Loro. Cioè io devo andare a fare una visita fuori, devo pagare un biglietto. Cioè noi vengono qui a farsi una vacanza. Smerdano, consumano un cazzo nulla. Comprano alla coppia più un biglietto e vengono qui. Qui. Perché noi, essendo al bar, dobbiamo dire quello che ci fanno. Ecco lì. Guardalo. Io Piombino, guarda, te lo giuro. Ma poi diciamo una volta da una parte affettiva all'altra, ma sempre fatto l'altra volta se abbiamo uno sconto come società sportiva del 30%, questa cosa mi un po' mi. Allora, dico io, no? Se quando entrerà pieno regime la Brunevi, noi per la Brunevi si viaggia al 50%, senza sconto. Senza. Allora, io dico, anche, no, anche meno, anche di senza sconto, dico io. Siamo società sportiva, se ci fate 50, ma non solo a noi, ma anche agli accompagnatori, ci sta che molti genitori ci vendono anche il certo. E tante volte ci lasciano i bimbi perché tutte le volte ce la fanno, trasferta vostra anche dei soldi. Fateci il 50%, noi vi si porta anche un po' più da accompagnatori e poi noi siamo sulla nave, si consuma. Tutto questo perché discorso. Noi non ci si fa mancare nulla sulla nave. Tutto questo discorso si rilega a loro che ridendo e scherzando. Hanno fatto un grandissimo servizio. Un grandissimo servizio. Praticamente che succede? All'Isola del Bacè è un campionato di terza categoria. Con 5 squadre. Con 5 squadre esiliate. No, 4. No, su 5. Su 5. Quante sono Andrea e squadre? 5 o 4? 5. Una riposa. Una riposa. Mi fa riposare, sono così lungo. Nell'intervista era uno di Procchio, non so, io non mi ricordo Mazzè, il nome. Pietro Mazzè, bravo. Sì. Che ha detto: non ci vogliono venire qui. Sì, perché spendono un po'. Spendono, ma che hanno ragione. Hanno ragione, sì. Noi spendiamo sempre quando si va fuori. Appunto. Siamo andati la vita noi fuori. Ma spendi troppo, uguale. Ma lascia perderci, spendi troppo di nave. Spendi troppo. È vero, e pensate un po' che voi non ci venite, potete scegliere di non venirci. Potete scegliere di non venirci. Cioè, ce ne andiamo a giocare col Pisa. Noi non scegliamo mai. Noi siamo obbligati a andare. Di una tristezza sto... Era bellissimo, no? No, è proprio il replay della caduta. Hai visto in Serie A fanno le cadute col volo, no? Il nostro si sì, si è accovacciato da di ora addio, addio ora. Senti, posso approfittare della mi dai la linea, scusa, ma stai scherzando? Grazie della linea. Prego. Approfitto del articolo sportivo per fare complimenti a un ragazzo di Portoferraio che ha avuto un attestato di merito da parte del comune per i meriti conseguiti in ambito sportivo, che è Gianni Giulianetti, che fa uno sport che è ultra trail, che voi non conoscete, uno sportivo serio, non come me. Ultra trail, perché da lustro anche all'isola dei Ballesti. Come si chiama? Gianni Giulianetti. Gianni Giulianetti, sì, un ragazzo, avrà l'età della tua età. No, allora è vecchio, la metà è vecchio. Tra 40, 42 anni, è un giovane, un diversamente giovane come. Allora è vecchio. Sì, il numero non ce l'ho, però complimenti, dovrei. Bravo Gianni, perché poi è uno sportivo. E che sport è? È praticamente corsa, diciamo in montagna, sterrato, oltre una certa distanza, 60-70 km. Ma invece da cuore come si fa? Noi su capito là, vai su monti. Per 70-80 km. Capito? Su monti. Esatto. Bravo, se ti bravo qui e te ne vai a Capanni correndo. Correndo. Quindi il comune ha dato questo attestato, perché ovviamente dal nostro al paese e all'isola. Poi salutiamo finalmente è arrivata anche da noi il parto indolore. Sì, questa cosa mia moglie è tutta contenta, ha detto vai, sopporta a te. Peccato che io ne ho detto questo che fai adesso è l'ultimo, amore. Questo è secondo. No, arriva anche. No, ragione lui, sono proprio lui. Ho detto da un veterano, capito? Arriva anche. Guarda che sono tutti metti con questi occhi cerulei, come diceva la vettura. Cerulei, siamo un po' cerulei, voglio dire, ora. È magnetico, quindi. Finalmente abbiamo. Quindi Mattia sta bene, Mattia. Benvenuto in questo mondo. Ciao. Benvenuto in questo mondo. Ma io lo dico così, povero mio, perché cazzo? Benvenuto in questo mondo! Mattia! Okay. Sorride la vita! È meraviglioso! Sì, canta. Sì, buono che è arrivato lui, vedi? Giovica. La cultura regna in quest'uomo! La cultura regna in quell'uomo! Ma qual è il primo articolo? Tutto sport! Tutto sport c'è, ora c'è un problema, visto anche di geometrie, tra Juventus e Milan.
Quindi la niente. Danneggiamenti. Ragazzi, ah, ragazzi, sì. Ragazzi, sì. Ragazzi. Chi è stato così? Ha denunciato un minore. Vabbè, ragazzate, però è meglio, sì. Meglio evitare. Ragazzi, non li distruggete. Bravo, bravo. Cose, dai, Anche perché so pulma che ancora prima di noi, Sì. Sì. Non hanno mai cambiato nemmeno uno. No, perché ovviamente su un parco non si può mai. Dove stai andando? Che ci sono i bus elettrici. Dove stai andando? Dove, ci sono bussole. Dove stai andando? C'è un c'è oggi, sport. un c'è, non ma hanno messi. C'è sole, oggi è sole. C'è, c'è una piove. Insomma, io ho messo il numero di lui su rubrica. Ho messo il numero di lui in rubrica. Automaticamente mi si aggiorna WhatsApp. C'è anche WhatsApp. C'è WhatsApp? Ma ti manderemo foto sicuro. Gli fa mozzolini di taglio, lo manda. Gli mandiamo le foto dei barbieri. Non c'è, non c'è, non c'è. Ma come non c'è nemmeno una faccia. No, 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 ma ci resta a fare. No, no. Livorno, prima forse di... lo mettono qui, guarda un po'. Siamo a forse, butta da qualche parte. Livorno. Niente, non vivo nessuno. Nemmeno Val di Cogna, forse, ma siamo già anche Monte Verdi, c'è. Piombino. No, nulla. Potremmo finire qui. Nulla, via. È lunedì. C'è non per vabbè, la copertina non l'abbiamo fatta. Sì, l'ho fatta. Sì. Carnevale di ieri è riuscito bene. Carnevale è riuscito bene. Due volte, guarda. Ragazzi, ieri c'era un personaggio a carnevale fantastico. Ah, ma fantastico. Vai sul giornale. Tutto ricoperto di peli. Una bimba mi ha detto, ma che sei vestito da ombrellone? Detto, sì, per ombrellone anni 70. Così, è vero. Mentre cammino mi sento tiraccio. Che c'è, un bimbo mi trova un filo di dietro così. Ho fatto una cappottata stratosferica. Grande e sta a Centinaia, ha detto, eppure quello lo riconosco, non ero io. Domani vado a presentare il festival di Sanremo. C'è Carlo Conte, con la risa e mamma. Quindi noi con la foto del grande Maurizio Puroni, Biretta, abbraccio, Vino Nero, vi salutiamo e ci si vede domattina, buona un'altra colazione. La settimana. Com'è lunedì? Slow. È soft. Come il nostro. È soft. Soft.